Il museo di José Ortega non smette di richiamare l'attenzione di intellettuali ed esperti dell'arte e ad essere luogo di incontro di grandi estimatori del pintor. Una realtà, spiega il coordinatore del polo museale, Franco Maldonato, che si prepara a diventare anche un ritrovo tra i giovani del Cilento e l'arte. È al centro dei nostri pensieri la strutturazione in maniera stabile di una interazione con il mondo dei giovani. Nei prossimi giorni recapiteremo ai dirigenti degli istituti scolastici di tutto il Cilento la nostra disponibilità ad incontrare studenti e scolaresche che condurremo in visita guidata ai luoghi di Ortega, non solo per far conoscere loro la vicenda di questo patriota e poi di questo artista, ma anche allo scopo di introdurli al culto dell'arte, dell'arte pittorica, che secondo noi è complemento essenziale della loro educazione alla vita. Il 6 ottobre a Bosco si tornerà a parlare dell'artista spagnolo. Per quella data è prevista la cerimonia di consegna del premio Ortega. Quest'anno a riceverlo saranno la professoressa Maria Antonietta Picone Petrusa, critico d'arte, il professor Giuseppe Di Genio dell'Università di Salerno e l'assessore regionale al turismo Corrado Matera.